Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Come di consueto, tantissimo spazio dedicato all'emergenza Covid-19. Allora, per farlo, apriamo subito la nostra finestra in diretta. Ieri eravamo a sud della nostra regione, eravamo a Vasto. Questa sera invece siamo a nord dell'Abruzzo, siamo a Santomero, all'ospedale Val Vibrata di Santomero. Buon pomeriggio a Paolo Renzetti e buon pomeriggio al suo ospite. Grazie, grazie Jacopo, un saluto a tutti ovviamente da Santomero, hai detto bene, l'ospedale Val Vibrata di Santomero, ringraziamo per aver accolto il nostro invito il direttore sanitario dell'ospedale, il dottor Carlo Di Falco. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Allora, diciamo subito, parliamo di emergenza coronavirus nella nostra regione, siamo non lontani dalle Marche dove sicuramente la situazione è molto, molto grave, almeno rispetto a quella della nostra regione, però diciamo subito che l'ospedale Val Vibrata di Santomero è un ospedale, usiamo le virgolette, pulito, non ci sono casi di Covid-19. Sì, è cosiddetto un ospedale Covid-free, è un risultato raggiunto grazie alla sinergia di tanti fattori. Primo fra tutti, essendo questa una pandemia, ovviamente il territorio svolge un ruolo importante e chiave. Qui devo dire che sia a livello distrettuale, con la direzione del dottor Pinto, sia a livello dei medici di medicina di base, abbiamo ricevuto un'ottima collaborazione e ha creato questo il primo filtro. Ed è stato questo un primo elemento che ha portato a questo risultato. Il secondo elemento, devo dire, è legato anche ad una accorta organizzazione e programmazione a livello aziendale che ha individuato all'interno della propria ASL questo ospedale come ultimo ospedale ad essere attrezzato per ricevere pazienti positivi e quindi sindomatici al coronavirus. Poi abbiamo l'ultimo elemento che ci riguarda direttamente e anche qui il fatto di aver mantenuto nel tempo una situazione praticamente di ospedale libero da focolai epidemici di coronavirus è legato anche qui a una ottima sinergia che siamo riusciti a fare con tutto il personale, sia medico, sia infermieristico, sia tecnico, sia ausiliario, e ha ottenuto fino ad oggi questi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Spieghiamo subito, dottore, che quando arriva una persona, un degente qui all'ospedale, sospetto positivo, viene da voi inviato agli ospedali o di Teramo o di Atri, è così? Esatto, sono stati creati dei protocolli operativi e dei percorsi che vengono seguiti da tutto il personale. Il primo filtro viene fatto a livello di pre-triage, gestito in maniera, devo dire, veramente molto, molto attenta e molto professionale dai colleghi del pronto soccorso. E qui, a seguito di una serie di interviste e di rilevazioni, se il paziente è fortemente sospetto per una patologia tipo Covid oppure accertata, viene direttamente inviato alle strutture preposte per questo, in particolare l'ospedale di Atri, a seguire l'ospedale di Teramo oppure anche quello di Giulianova che si sta attrezzando come ospedale pre-Covid. Ci tengo a dire che noi abbiamo cercato di anticipare un pochettino i tempi, anche perché essendo presidente interregionale dell'AMDO, che è l'Associazione dei Medici delle Direzioni Ospedaliere, ho avuto la possibilità di avere in tempo, devo dire quasi, quasi reale, gli aggiornamenti di quello che succedeva a livello nazionale e internazionale. Questo mi ha permesso, come dicevo prima, di anticipare i tempi, creando, grazie anche alla collaborazione dell'ufficio tecnico, un container dove abbiamo creato un primo filtro per l'assistenza e la sorveglianza di questi pazienti sospetti. Poi è subentrato la tenda della Croce Rossa, il pre-triage e tutto quello che attualmente adesso è in funzione.
Possiamo dire insomma che è un lavoro, quello che state svolgendo, un lavoro in sinergia con tutti gli altri ospedali dell'ASL Teramano? Assolutamente sì, e non potrebbe essere diversamente. Lavorare in rete con gli altri ospedali è fondamentale, perché poi ognuno deve svolgere il proprio ruolo, e l'aver ottenuto questi risultati ottimi, perché riusciamo a continuare a garantire ai nostri pazienti le cure che hanno sempre ricevuto in totale sicurezza, è legato anche, devo dire tra virgolette, al sacrificio degli altri ospedali che si sono dovuti accollare, ecco, questo rischio invece. Jacopo, il dottor Di Falco ci ascolta, se c'è qualche domanda da parte tua da studio siamo qui. Io volevo chiedere, innanzitutto le do il buon pomeriggio dottor Di Falco, volevo chiederle ad una prospettiva un po' più generale, il suo giudizio, come è stato organizzato il lavoro, un giudizio su come è stato organizzato il lavoro all'interno dell'ASL di Teramo di cui fate parte, ecco, a distanza di qualche giorno, adesso al netto dei contagi che probabilmente calano, ma calano un po' in tutta Italia, la situazione all'interno della provincia di Teramo ritiene che sia stata gestita in modo da affrontare la situazione nel migliore dei modi? Si poteva fare qualcosa in più? Beh, come in tutte le organizzazioni non si riesce mai a raggiungere l'ottimale. Però devo dire che tutto sommato, avendo a che fare con una situazione del tutto nuova, all'inizio ovviamente l'impreparazione era legata anche alla mancanza di esperienza acquisita sul campo da questo punto di vista. Però devo dire che nell'ambito aziendale c'è stata subito una risposta, si è creata l'unità di crisi, sono incominciate ad arrivare in maniera anche abbastanza pressante le disposizioni, le procedure, le linee guida che poi abbiamo messo sul campo. È chiaro che diventa tutto perfettibile. È difficile in una situazione poi pubblica. Io provengo da un'esperienza nel privato, dove diciamo che è tutto molto più rapido. Qui la catena di comando comporta dei tempi più lunghi, e non sempre è semplice poi rendere applicabile quelle che sono le procedure che vengono fatte a distanza anche spaziale da dove poi devono essere applicate. Però devo dire che nel suo complesso, come dicevo prima, ogni ospedale, ogni struttura è riuscita egregiamente a svolgere il proprio ruolo. Poi le falle ci sono in tutte le organizzazioni, la cosa intelligente è quella di intervenire in maniera tempestiva per chiuderle. Altra curiosità da parte mia, siccome si parla molto di questa oramai diventata celeberrima fase 2 che dovrebbe iniziare il 4 maggio, visto che insomma parliamo anche di un eventuale, che non ci auguriamo, fase 2 nel momento della riapertura di nuovi contagi, che potrebbero essere contagi che potrebbero ripartire, lei che è in un ospedale di fatto di confine, perché siamo a cavallo tra le Marche e l'Abruzzo, come vede l'eventualità di un lockdown regionale, ecco? Guardi, la fase 2 riguarda quelle che sono le attività sociali. Noi invece, come struttura sanitaria, diciamo che il passaggio nella fase 2 non è che ci viene a modificare più di tanto l'attenzione e l'organizzazione finora messa in campo. Giusto per farle un esempio, anche se questo è un ospedale Covid free o comunque non Covid, comunque abbiamo messo in campo una simulazione per provvedere ad attivare urgentemente un reparto per accogliere pazienti positivi, senza evitando la contaminazione del restante ospedale. Quindi diciamo che per noi tutto sommato la differenza tra fase 1 e fase 2 non è che comporta dei grossi cambiamenti. Ecco, però a livello proprio di spostamenti, Marche Abruzzo, per renderci per fare il discorso un po' più semplice, spostamenti osmosi di persone che si muovono dal 4 maggio Marche Abruzzo è una cosa che
potrebbe creare dei problemi, secondo lei? Guardi, questo non dovrebbe succedere perché per quello che mi concerne nella fase 2 rimangono ancora chiusi, diciamo, i confini regionali, quindi il tutto dovrebbe continuare a essere gestito all'interno delle proprie regioni. Casomai dovesse succedere, noi siamo abituati a ricevere utenze e popolazione dalle regioni Marche e non cambierebbe assolutamente niente, le procedure ci sono e continueranno ad essere messe in campo. L'ultimissima da parte mia, dottore, la ringrazio per la disponibilità. Lei prima ha detto probabilmente il momento in cui siamo stati investiti dall'emergenza non eravamo nemmeno troppo pronti a livello di nazione ad affrontarla. Nel caso in cui ci potessero essere dopo il 4 maggio nuovi contagi, pensa che la risposta, la velocità di reazione del nostro paese, delle nostre regioni possa essere più rapida sulla scorta dell'esperienza maturata? Assolutamente sì, innanzitutto abbiamo una visione anche da un punto di vista epidemiologico, geografico delle fonti di probabili focolai, anche perché adesso si stanno facendo a tappeto i famosi tamponi un po' a tutta la popolazione, sia ai pazienti ricoverati, sia al personale, sia alla popolazione residente nei vari comuni, per cui diciamo da questo punto di vista abbiamo acquisito sicuramente una maggiore esperienza e abbiamo affinato maggiormente anche le armi che abbiamo a disposizione. Ripeto, si tratta di una pandemia virale nei confronti dei quali il primo approccio è quello della prevenzione. E qui, ecco, mi piace parlare di prevenzione perché io, essendo un medico di direzione sanitaria, sono specialista in igiene e medicina preventiva. E nei confronti, ecco, di un virus che è di difficile da curare, però si può prevenire tranquillamente, ecco, su questo abbiamo acquisito una maggiore esperienza e penso che finora tutte le iniziative messe in campo hanno dato e stanno dando degli ottimi risultati. L'istanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine all'interno delle strutture ospedaliere, il lavaggio delle mani, sono tutte cose che, soprattutto nei confronti di un virus che viene trasmesso per via aerea, ovviamente si dimostrano estremamente efficaci. Quindi non mi preoccupo più di tanto perché, ripeto, adesso lo conosciamo bene il nemico, sappiamo da dove viene e abbiamo anche più armi per poterlo combattere. Io con queste parole rassicuranti del dottor Di Falco, non so Jacopo se avevi qualche altra domanda. L'ultimissima, davvero che mi è venuta mentre il dottore rispondeva, quindi chiedo venia, avevo detto che era l'ultima, quella di prima evidentemente era la penultima. Volevo chiederle, ci sono dei luoghi, Alba Adriatica, Martinsicuro, dove la comunità cinese è molto numerosa? Ecco, volevo chiederle se avete avuto in questo senso, se all'interno della comunità cinese si sono riscontrati parecchi casi, oppure come spesso e sorprendentemente abbiamo visto per esempio in Italia a Prato, dove c'è un'altra grande comunità cinese, non ci sono stati problemi. Guardi, la distribuzione epidemiologica dei focolai, devo dire, è stata uno dei tanti elementi di sorpresa di questo virus, proprio perché ci ha dimostrato di non avere delle regole ben precise. Soprattutto nei confronti, ecco, di queste comunità cinesi che secondo me comunque stazionano da noi ormai da parecchi anni, cioè, ci ha dimostrato che non esiste una suscettibilità di carattere razziale, ma è legato soprattutto a una serie di situazioni che poi messe insieme favoriscono lo sviluppo di eventuali focolai. Uno fra tutte potrebbe essere, io sto leggendo sempre più articoli scientifici da questo punto di vista, le condizioni, i livelli di inquinamento atmosferico, per esempio. E questo in una situazione come la Val Vibrata, che gode dell'influenza del mare, probabilmente diventa un elemento protettivo. Però, come in tutte le malattie, i fattori sono veramente tanti e ciascuno gioca in varie proporzioni il proprio ruolo.
Prima di chiudere io approfitto per fare un'ultima domanda al dottor Di Falco. Prima parlavamo delle vicine Marche, però l'Abruzzo confina anche con un'altra regione che è il Molise. Lei è stato 14 anni in Molise, ha lavorato per l'Università Cattolica di Campobasso. A proposito di focolai, le Marche, regione sicuramente più grande del Molise, oggi paga tanti contagi e purtroppo anche tante vittime. Il Molise è una regione che nel nostro paese ha pagato molto meno in termini di positivi e di decessi. Perché? È solo perché è una regione piccola? È solo perché è una regione forse dove ci sono meno transiti? Oppure c'è anche qualche altro segreto per quanto riguarda per esempio il Molise? Ma guardi, in una battuta le posso dire che dal Molise si va via più che si viene nel Molise, per cui diventa molto difficile che soggetti positivi possano aver portato nel Molise la malattia. Questo è uno degli elementi. Mi ricordo uno studio che è stato fatto tanti anni fa proprio dall'Università Cattolica di Campobasso, che prendeva il nome di Molisani e studiava, ecco, le caratteristiche genetiche, i modi di vivere dei residenti nel Molise, proprio perché rappresentano una popolazione autoctona, non tra virgolette contaminata da realtà esterne. Grazie, grazie davvero al dottor Carlo Di Falco, direttore sanitario dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero, grazie per il suo contributo. Grazie da Sant'Omero è tutto, linea che può tornare a te Jacopo. Grazie Paolo, grazie ovviamente al dottor Carlo Di Falco, direttore sanitario dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale perché secondo l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane dal 7 maggio in Abruzzo potrebbero non esserci più nuovi contagi di Covid-19. Ovviamente però lo studio non può darcene la certezza. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Dal 7 maggio in Abruzzo potrebbero esserci zero nuovi contagi. È ciò che emerge da uno studio dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni, diretto da Walter Ricciardi, basandosi sui dati della Protezione Civile. Questi modelli statistici però sono regressivi e non lineari e non sono epidemiologici. Non tiene conto, e loro lo dicono esplicitamente, dei parametri dei modelli epidemiologici, che sono appunto l'R0, quindi il tasso di contagio, cioè il rapporto fra contagiati e appunto trasmissione, e non tiene conto della popolazione, quindi delle persone che sono effettivamente esposte e di quelle che si possono contagiare, che sono le persone che non si sono già contagiate precedentemente, il rapporto alla popolazione totale. Quindi i modelli epidemiologici di solito vengono utilizzati per stimare l'R0. L'R0 è il numero di riproduzione di base, ovvero quello delle infezioni secondarie prodotto mediamente da ogni individuo positivo. Se l'R0 è inferiore a 1, quindi l'epidemia può essere contenuta. Ma questo è dato dalla risposta che il sistema sanitario riesce a opporre all'emergenza, tramite tamponi, posti letto negli ospedali e l'isolamento di eventuali focolai di ritorno. Lo studio infatti non dice che dal 7 maggio non ci saranno nuovi contagi, ma solamente che è inverosimile che questo traguardo possa essere raggiunto prima della data annunciata. Questi modelli dovrebbero indicarci i rischi ai quali stiamo andando incontro nella fase 2, non per metterci paura e non farci uscire più di casa, perché naturalmente non possiamo andare avanti in questo modo all'infinito, né noi come persone né ovviamente tutto il tessuto produttivo della regione italiano. Già un mese fa uno studio dell'Einaudi Institute aveva annunciato che quota zero nuovi contagi sarebbe stata raggiunta l'11 aprile. Ovviamente però non è possibile considerare tutti i fattori accidentali, come ad esempio eventuali contagi familiari, e quindi le stime volte al futuro devono essere, come si suol dire, colte con le pinze. C'è differenza, insomma, tra il constatare l'andamento attuale dell'epidemia e il fare previsioni. Non è che il 7 maggio è il giorno in cui non ci saranno più, è improbabile che prima di quel giorno stiamo a quel punto. Tra l'altro, in generale, io direi che sia improbabile aspettarci un contagio zero in assoluto. Migliorano i numeri del contagio a Teramo, i tamponi eseguiti nelle case di riposo De Benedictis nel capoluogo e Alessandrini a Civitella hanno dato esito negativo. Inoltre la ASL ha predisposto
da oggi una struttura Covid a Giulianova per 22 pazienti positivi dimessi dagli ospedali, ma ancora in convalescenza. Tania Bonnici Castelli. In provincia di Teramo si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Contagi e ricoveri in calo nella giornata di ieri, ma soprattutto zero decessi. Una battaglia durissima contro il coronavirus, quello che l'ASL teramana sta combattendo ora dopo ora sul territorio. Intanto è operativa la nuova struttura Covid-19, allestita nella RSA di Bivio Bellocchio di Giulianova. Un edificio che era destinato ad altro, ma che da oggi ospiterà fino a 22 pazienti ancora positivi, dimessi dai presidi ospedalieri, con la necessità di trascorrere un periodo di convalescenza sotto stretto controllo. La gestione della struttura è stata affidata ad una cooperativa specializzata diretta da Ersonori. Inoltre la direzione generale dell'ASL, insieme all'unità di crisi aziendale, ha incontrato i rappresentanti del sindacato delle professioni infermieristiche NURSIND, che nei giorni scorsi era stato particolarmente critico nei confronti di alcune scelte dell'azienda sanitaria teramana durante la pandemia da coronavirus in corso. Alla richiesta del NURSIN di programmare con periodicità i tamponi sul personale sanitario e anche sulle modalità per eseguirlo, l'azienda ha presentato il proprio piano, che prevede che la richiesta venga fatta dal direttore dell'unità operativa dove si presta servizio e che nell'eseguire i tamponi gli stessi vengano assicurati anche in assenza di sintomi, entro tempi prestabiliti con esattezza. L'unità di crisi dell'ASL di Teramo ha anche annunciato l'attivazione di una centrale operativa territoriale che consentirà il monitoraggio di tutti i pazienti Covid positivi in isolamento domiciliare anche attraverso forme di telemedicina. L'ultima buona notizia da Teramo riguarda le case di riposo, la De Benedictis nel capoluogo e l'Alessandrini a Civitella, dove sono stati eseguiti 480 tamponi, analizzati 400 e nessuno degli ospiti e del personale fino a questo momento è risultato positivo. E da questa mattina il distretto sanitario di Sulmona, che gestisce l'USCA, ha iniziato a dare i primi appuntamenti per eseguire il tampone alle 30 persone risultate positive al coronavirus attualmente in quarantena nelle loro abitazioni. Una buona notizia dopo le polemiche di questi giorni e sollevate dagli stessi pazienti che reclamavano la verifica del loro stato di salute affinché potessero accertarsi della loro guarigione o meno. Sul caso era intervenuto anche il Tribunale del Malato, sollecitando la ASL a risolvere il problema esistente solo nel distretto sanitario di Sulmona, in quanto all'Aquila e ad Avezzano i tamponi venivano già da tempo somministrati regolarmente a domicilio. Uno stallo che finalmente è stato superato con la soddisfazione di tutti, dai pazienti ai responsabili dell'ufficio igiene e profilassi, che tanto si sono battuti per ottenere questo risultato. Meno burocrazia, soldi alle imprese, accesso al credito più facile, questa è la ricetta di Confindustria per la cosiddetta fase 2. Occorre che governo e regione programmino sul lungo termine, ha dichiarato il presidente Marco Fracassi. Diventa significativo un intervento anche magari con risorse e contributi diretti alle imprese proprio per far fronte a qualcosa di inimmaginabile. Ricordiamoci che questa è un'economia di guerra a tutti gli effetti. Parla di economia di guerra Marco Fracassi, presidente di Confindustria Abruzzo. Di pari passo l'emergenza sanitaria va quella economica. Nella nostra regione 20.000 lavoratori in cassa integrazione, mentre il PIL, in linea con l'andamento nazionale, è sceso di 10 punti percentuali e ora Confindustria scalpita per la ripartenza. L'Abruzzo è senz'altro pronto a ripartire, stiamo ragionando con la regione proprio per avviare quella che è stata più volte chiamata la fase 2. L'Abruzzo è sicuramente una regione colpita da Covid-19, ma è anche tra quelle che prima delle altre potrebbe uscire fuori da questa epidemia e quindi permettere alle imprese di poter ripartire. Il nostro sistema sicuramente ha subito un danno notevole dal Covid-19, tenga presente che nel sistema Confindustria regionale abbiamo attivato per 350 imprese cassa integrazione con circa 20.000 lavoratori coinvolti, quindi può capire perfettamente che questo ha determinato un danno sul PIL regionale e sull'attività produttiva particolarmente significativo. La cosiddetta fase 2 non coinvolgerà allo stesso modo tutti i settori, moda, auto e cantieri potrebbero riaprire già dal 27 di questo mese, mentre bar e ristoranti dovranno attendere la fine di maggio e le aziende dovranno mettere in sicurezza
sicurezza ai lavoratori tramite guanti e mascherine, facendo rispettare le distanze, sanificando i luoghi e utilizzando il termoscanner per controllare la temperatura corporea. I lavoratori sono il nostro patrimonio e teniamo alla salute dei lavoratori. Noi diciamo che dobbiamo ripartire, riaprire, ma diciamo anche che bisogna farlo con senso di responsabilità, cioè chi riuscirà ad essere aderente alle prescrizioni del protocollo, secondo noi deve e può continuare a lavorare, chi invece non può garantire questa cosa evidentemente deve attendere ancora qualche giorno. Secondo Confindustria occorre sburocratizzare, facilitare l'accesso al credito e destinare fondi alle imprese, mentre le misure economiche varate finora dal governo non sono sufficienti. Questi provvedimenti sono provvedimenti, per quanto mi riguarda, iniziali, sono provvedimenti tampone. Per essere nella stretta attualità sono l'ossigeno in questo momento, ma non sono la soluzione definitiva. Anche la Regione dovrà mettere in campo, ragionando sul lungo periodo, tutte le risorse necessarie ad appianare la crisi economica. Marsiglio, secondo me, deve intervenire immediatamente proprio su questa fase 2, sulla ripartenza, perché è con la ripartenza che garantiamo anche al sistema produttivo regionale la sua tenuta. Quindi Presidente Marsiglio deve lavorare in questa direzione. E anche la moda abruzzese è pronta a ripartire dopo il lockdown. Dai primi giorni di maggio sarà fondamentale avviare una graduale ripresa. Siamo con Maurizio Caucci per parlare del settore moda, che sta soffrendo come gli altri in questo particolare periodo di emergenza, però voi con il vostro marchio Riace state comunque lavorando. Sì, è un momento molto particolare, oltre all'emergenza sanitaria, che è veramente molto importante, ma i dati sono abbastanza, ci arrivano dei dati abbastanza buoni, quindi speriamo che tutto presto si risolvi. Noi già ci stiamo organizzando, abbiamo già contattato dei sanitari per fare in modo che nella ripartenza abbiamo tutti gli strumenti per assicurare la sicurezza, sottolineo la sicurezza, perché noi vogliamo lavorare in sicurezza, vogliamo far lavorare i nostri dipendenti e collaboratori in sicurezza. E abbiamo deciso di organizzarci così, con tutti gli strumenti, mi riferisco alla sanificazione, mi riferisco ai guanti, alle mascherine, quindi tutti quanti saranno in sicurezza. Mentre bisogna gestire anche le altre emergenze sono quelle per quanto riguarda le aziende, noi abbiamo lasciato un'azienda che il 13 marzo, dove c'è stato il blocco, dove c'erano delle lavorazioni in corso, quindi dobbiamo gestirle. Ecco perché un rientro in azienda, che noi speriamo che accada il più presto possibile, per gestire queste, nel nostro caso che facciamo moda, e i nostri prodotti sono anche stagionali, quindi dobbiamo pensare che questi prodotti devono essere finiti, non possiamo lasciarli semilavorati. Poi c'è l'altra emergenza, che è l'emergenza, diciamo, del rapporto con i nostri clienti, no? Quindi dobbiamo gestire anche con loro queste situazioni, lo stiamo già facendo. Poi ci sono gli adempimenti amministrativi, anche lì dobbiamo gestire l'emergenza. E lo stiamo anche lì facendo. Per quanto riguarda la ripartenza è importante perché tornare in azienda serve per, abbiamo anche perché abbiamo degli appuntamenti importanti, ne cito uno che tra l'altro è stato confermato pochi giorni fa, spostato da giugno a settembre, è il PT Uomo, è una fiera mondiale dove ci sono tanti distributori, tanti fornitori esteri, circa 2000, quindi noi dovremmo tornare in azienda almeno per organizzarci, organizzare il reparto prototipia, organizzare le collezioni per essere pronto per questo evento che ci hanno detto che si farà. C'è anche il ragionamento adesso dell'export, non sappiamo se i nostri buyer, clienti verranno in Italia, questo è un altro grande punto interrogativo. Voi lavorate molto esportando, diciamo, il vostro prodotto, molto con l'estero? Sì, sia da Milano sia fuori, abbiamo rapporti con tanti distributori esteri, i danni sono veramente tanti, ma soprattutto quello che anche fa paura è la ripartenza, questo sarà veramente un grosso punto interrogativo.
Sono 38 le associazioni di protezione civile che sono a disposizione per aiutare le famiglie che fanno richiesta per usufruire dei bonus previsti nel Cura Abruzzo. Il bando si chiude giovedì sera. Andrea Costantini. Fino a ieri erano circa 3.600 le richieste giunte alla Regione dalle famiglie abruzzesi per accedere ai contributi per acquisto di beni di prima necessità. Si tratta della misura prevista dalla Giunta Marsiglio nel cosiddetto Cura Abruzzo, che ha destinato la somma di 5 milioni di euro per quei nuclei familiari in condizioni di particolare difficoltà. Il bando è aperto dalla scorsa settimana e chi fosse interessato ha tempo fino alle 23.59 di giovedì 23 aprile per presentare domanda. Basta accedere alla sezione specifica sul sito della Regione Abruzzo e seguire le indicazioni. Nella medesima sezione sono elencati i riferimenti di 38 associazioni di protezione civile che le famiglie, in caso di bisogno, possono contattare. Abbiamo voluto dare un aiuto, visto che le domande possono essere fatte attraverso questa piattaforma telematica, non tutti hanno questa possibilità, c'è qualcuno magari che non ha, per tanti motivi non ha questa possibilità. E quindi diciamo con i nostri tanti volontari andiamo in aiuto anche di queste famiglie. È un'iniziativa molto bella, molto importante, una grande risposta come sempre dal mondo del volontariato. Il volontariato di protezione civile diciamo sorprende sempre, lo ha sempre fatto in tutte le emergenze, è il nostro braccio operativo principale e anche questa volta, nonostante qualche rischio, perché comunque si va in situazioni di vicinanza con altre persone, anche questa volta, nonostante questo, però hanno dato un'ottima risposta a supporto di chi ha bisogno. Ogni organizzazione di volontariato ha dato un numero di cellulare per prendere appuntamento, in questo modo diciamo verranno scaglionate queste attività senza creando diciamo un certo margine di sicurezza. E adesso facciamo una parentesi legata al meteo, perché l'Abruzzo è ormai da quasi 48 ore alle prese con il maltempo che sta flagellando tutta la regione da nord a sud. Piove ininterrottamente soprattutto sulla costa, dove si registra qualche allagamento senza però particolari problemi. A Pescara tragedia sfiorata invece nella serata di ieri, quando in via Sacco un albero di grosse dimensioni si è abbattuto su due auto parcheggiate sulla strada e dove fortunatamente però non c'era nessuno. Per la rimozione del tronco che ha distrutto le vetture, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l'autogru. Ma il tempo anche nelle zone interne, con le temperature che in tutta la regione sono scese di diversi gradi rispetto alla scorsa settimana, quando c'era stato un anticipo di estate con punte anche di 22-23 gradi. Diverse amministrazioni locali hanno emanato ordinanze per protrarre l'accensione dei termosifoni fino ai primi giorni di maggio. Il maltempo proseguirà anche nelle prossime 24-36 ore, mentre per un graduale miglioramento delle condizioni meteo bisognerà attendere la serata di giovedì, quando la perturbazione si allontanerà, lasciando spazio al ritorno del bel tempo con un rialzo anche delle temperature. Implementare l'uso delle biciclette, anche quelle elettriche, e del monopattino sono alcuni dei provvedimenti cui pensa l'amministrazione comunale di Pescara per gestire la mobilità urbana quando si entrerà nel piano della fase 2. Ne abbiamo parlato con l'assessore Luigi Alboremascia. Limitare il contagio da Covid ed entrare nella fase 2 vuol dire anche ripensare a come muoversi, specie nei grandi centri urbani. Pescara è la città più grande d'Abruzzo e l'assessore Luigi Alboremascia lancia un messaggio che va in questa direzione e propone diverse soluzioni improntate alla mobilità alternativa. E implementare ulteriormente il sistema di piste ciclabili nella nostra città, arrivare a 40 km di pista ciclabile, che per una città come Pescara vuol dire un ottimo risultato, e quindi incentivare in tutti i modi l'uso della bicicletta. Parlo di bicicletta muscolare ma anche di bicicletta a pedalata assistita. Io in settimana avrò anche un incontro, anzi per la verità proprio domani, con i vertici tecnici organizzativi di TUA, anche per verificare se c'è la possibilità nell'ambito del sistema di trasporto pubblico locale di poter anche avere, sarebbe una bellissima novità per la città di Pescara, un sistema promiscuo
visto che comunque gli autobus avranno un accesso ridotto e contingentato di passeggeri, riservare uno spazio anche alle biciclette e quindi introdurre un concetto che nel nord Europa e anche in alcune città italiane è molto invalso e può essere quindi applicato anche alla città di Pescara. Come dicevo, parleremo con Tua per capire anche quale sarà la frequenza dei trasporti, come vorranno organizzarsi, se ci saranno degli scanner che misureranno magari la temperatura delle persone che accedono all'interno degli autobus, quale sarà il numero delle persone che potranno utilizzare il trasporto pubblico locale. È pronto un documento stilato da Mascia e che potrebbe essere approvato entro questo fine settimana. Diverse le soluzioni contemplate e attenzione particolare ad un mezzo, il monopattino, il cui uso in questa fase sarà incentivato. In questo momento il trasporto auto condiviso è assolutamente inapplicabile, quindi quelle stesse risorse possono essere invece utilizzate per l'acquisto di biciclette e di monopattini. Le dicevo che in settimana approveremo questa delibera che va a regolamentare l'uso del monopattino elettrico, ma l'altra grande novità è che questa delibera costituisce poi la stura per poter effettuare un avviso pubblico e portare a Pescara 500 monopattini elettrici in sharing floating. Vuol dire sostanzialmente avere la possibilità di noleggiare, come nelle grandi città europee, nelle grandi città italiane, il monopattino e poter andare in tutti i luoghi di Pescara. Tra gli altri provvedimenti, il ripristino della ZTL in via Regina Margherita il sabato e la domenica a partire da questo weekend, reintroduzione graduale della sosta a pagamento. Con la giunta sarà poi valutata l'individuazione delle cosiddette zone 30. Il traffico può essere posto in coesistenza rispetto quindi alla mobilità dolce. È il caso praticamente oggi di Corso Vittorio Emanuele, tanto per intenderci e per farlo capire ai vostri spettatori, è un esempio che può essere applicato anche in altre zone centrali di Pescara, se questo può essere utile alla regolamentazione della mobilità. Pescara si adegua ai tempi anche in anticipo alle grandi città italiane. Oggi il sindaco di Napoli, De Magistris, ha parlato di un protocollo che nella sostanza è simile a quello della città abruzzese. E quindi Pescara diventa un pochino capofila rispetto a questa visione e questo non può far che piacere. E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo che i contributi che avete appena visto li potrete trovare on demand su YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con il TG6 questa sera alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.